Intanto in collegamento con noi, grande ritorno, il fruttariano Max Gaetano. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera Giuseppe, buonasera. Eccoci qui. Allora, perché lo chiami Babbenzo? Perché secondo te è un babbo, non ho capito. Il fruttariano, fruttariano. È un babbo, ma alla siciliana, non alla toscana, eh. Vabbè, però dai, lui lo sa. Direi. Allora, fruttariano Max Gaetano, che è sostanzialmente uno che si nutre solamente di prodotti da frutta. Uno dei tanti idioti che popolano questo show radiofonico. Ma non è un idiota per niente. Un idiota che tu chiami. Sì, un idiota che popola, basta che lui lo sappia di essere al servizio. Ma no, idiota vuol dire sconosciuto in greco antico, è babbenzo, ignorante, un totale. Scusa, vuol dire sconosciuto in greco antico, babbenzo. Lo chiamerà babbenzo. Ciao Darwin, probabilmente col grande Bonolis, lo chiamerà. Mi hai visto da Ciao Darwin, Darwin. Mi hai visto, bravo, bravo. Perché sei andato a Ciao Darwin? Sei andato a Ciao Darwin? Sì, certo, avrebbe fatto la competizione... Tra chi? Salutisti contro babbenzi e non salutisti. Ma io lo dicevo per scherzo, ma veramente sei andato a Ciao Darwin? No, sono stato 5-6 anni fa, adesso non mica neanche tutti gli anni. Cioè, ma come fruttariano? Un idiota di livello. Come fruttariano, come fruttariano. Ma fruttariano, esattamente. Ciao Darwin, bene, quindi è andato nello show straordinario di Bonolis, Ciao Darwin. Allora, scusami. Lecca Bonolis. Scusa io, tu sei andato, mica io. Scusami Max, non io. Scusami Max, però voglio capire, fruttariano, oggi cosa hai mangiato sostanzialmente? Oggi vabbè, la colazione a mele rosse, che è un must, la colazione a mele rosse, e il pranzo con il melone cantalupo e uova e salmone. Mamma mia. Poi ti fai 4 dosi, cazzo, ti credo che ti viene l'influenza. Poi? Non ho mai sentito di un problema con l'influenza. E pane bianco tostato, ottimo. Poi? Madre di Dio, madre di mangi come gli sciacalli, cazzo. Poi? E a pranzo quindi il melone, la frutta dolce, frutta dolce, la non acida, quindi a pranzo ho mangiato un hamburger invece, melone, l'anguria, e stasera che la mangi? Pera abate, che è la regina delle pere, e stasera mi farò una bella insalatona fruttariana con pomodori con la di bue, ma pensa che festa, l'avocado ass, che siamo il top, l'avocado ass. Scusi, signor Gaetano, lei non si è inoculato, lei non si è inoculato nemmeno una volta, no? Ma non credo proprio, non credo proprio. Non farà ovviamente la quarta dose, mi sembra che non. Mi sembra di... No, spero che la faccia Babbenzo e tutti quelli che purtroppo, essendo con ritardo cognitivo, la faranno. Cioè, secondo lei si muore col vaccino? Io lo chiamerei topicida. E col topicida si muore, certo, col topicida, lo dice la parola stessa. Ma non è un topicida, adesso non esageriamo, dai, è un topicida anche addirittura. Tu, anche tu capisci. Esageriamo, è un topicida. E c'è il vaccino. Tant'è vero che anche il giudice Zanda del Tribunale di Firenze dice che gli effetti avversi sono stati enormi e che la stessa AIFA dice che è tutto inutile, cioè lo dice no, l'AIFA, dice penso che non è non mai detto che risulta dalla sentenza di Firenze. Mangi pure le bacche, mangi l'erba come le mucche senza problemi. Non ho sentito mai parlare dell'AIFA. Mangi l'erba come le mucche, alzi la gambina scusi, per fare però, allora, fare al di là dell'AIFA, al di là del Tribunale giurista, di Firenze, giurista mancato Caprenzo, ricordiamoci, faccia pure la pipì alzando la gambetta. Vai a parlare con pure Renzi, la pipì, però fermi un attimo, se no non si capisce. Scusami, fruttariano, scusi, amico fruttariano. Allora, non ho capito una cosa. Al di là della sentenza, eccetera, lei pensa veramente che sia un topicida, cioè che il vaccino di cui si appresta l'Italia a fare la quarta dose, eccetera? Poveretto, dai. Sì, scusami, una domanda, ma c'è che sull'aspirina c'è il cazzo di segreto militare, il segreto di Stato? Come mai qua c'è un segreto militare, un segreto di Stato su una cosa che lo stesso giudice. C'è il segreto militare, ma tu sai leggere le sentenze, c'è un segreto di Stato, non c'è solo il segreto industriale, ma tu stai insultando il giudice Zanda? Lo sa il giudice Zanda che lo sta insultando? Giudice dottor Susanna Zanda del Tribunale di Firenze, c'è scritto esattamente questo, che è un segreto militare. Ma che c'è l'aspirina, c'è il segreto militare? Ma secondo te chi è il segreto militare? È un complotto? Non c'è, vado a dire giudice Zanda, vado a dire giudice Zanda che non c'è il segreto militare. Ma io non ho capito una cosa, secondo te chi è che l'ha imposto allora? Per quali scopi lo stanno imponendo, l'hanno fatto praticamente a tutto il mondo, vogliono fare la quarta dose in Italia, eccetera? Perché cosa? Semplicemente le lobby da sempre controllano i politici, cioè la lobby
Big Pharma che ci guadagna, ma per esempio nel caso della guerra della Russia c'è la lobby delle armi, è ovvio che Putin e Bidet sono d'accordo, Putin non è il salvatore di sto cazzo, Putin sta semplicemente acquistando armi dalla lobby delle armi, più usano le armi più acquistano armi, sono tutti i politicanti sono servi delle lobby e in cima ci stanno i banchieri col signoraggio bancario, ma i banchieri non gliene frega un cazzo della guerra in Russia, del vaccino. Così parlò il fruttariano Max Gaetano, caro Parenzo, fruttariano, sì. Questo è importante dirlo. Già attore a Ciao Darwin. Ciao Max, ciao, a presto. Attore tua madre. Ciao.